Mamma, la puoi portare per là, se non mi schifo. Sì, aspetta. Come state vedendo, stiamo facendo i biscotti. Buon pomeriggio. Poi per questa sera ho fatto ho bollito le melanzane, ho aggiunto la carne trita, ho impastato. Qua le ho fatte solo così. Qua invece ci ho messo un po' di sugo e poi le andiamo a mettere in forno. E qua c'è tutto il caos, i piatti che ho lavato. Questi sono lavati, li devo asciugare. Questi vanno lavati, questi pure asciugati. Mi lasciamo stare le forme che hanno voluto fare i bimbi, però comunque i gabellini li metto tutti qua dentro. Brutto, brutto, brutto il tempo stamattina. Allora, buongiorno, sono le 11:30, allora, sono circondata oggi, allora praticamente questa mattina, vabbè il tempo, 11:30, il tempo è veramente brutto oggi, sembra veramente, che ne so, novembre, oh brutto, comunque, ho i bimbi a casa perché allora, Anna aveva disturbi comunque mal di pancia e quindi non l'ho mandata. Poi il tempo è talmente brutto che poi Samuele stava talmente dormendo beato perché si era svegliato verso le 5 più o meno e quindi poi alle 7:30 stava proprio dormendo. E infatti io ho mandato il messaggio sul gruppo del pulmino, ho detto non viaggiano nessuno dei tre perché dico tanto il tempo è brutto. Li lascio a casa e niente, poi poco fa con mia sorella siamo andati, ho preso una pitta, ho riempito le bottiglie dell'acqua, ho preso la carne per questa sera e niente, dalle clip avete visto che sto impastando qualcosa ed è là nel forno. È una ricetta che ho preso dal canale di Pasticcio con Vale, ne approfitto per mandarti un bacio, te l'avevo detto che lo volevo fare, quindi stamattina mi sono messa e l'ho fatto, spero che sia venuto bello, buono. Comunque quando uscirà questa creatura, uscirà dal forno, ve lo registro, vi faccio vedere di che cosa si tratta. Incrociamo le dita e niente, quindi vabbè, mi sono aggiustata il letto, spazzato, sempre così un po' appuntate perché questi bimbi che giocano quindi si fanno in maniera più con nonchalance, perché sei andata nella modalità risparmio energetico, la mamma mia.
tra 15 minuti qui termina la cottura e poi vi faccio vedere, ok? E niente, comunque le polpette che ho fatto ieri sono rimaste, dove? Mamma mia, non me lo regolo con le mani sul telefono, ok, sono rimaste queste 5, poi la pasta che il giorno si era mangiato stasera, la metà è rimasta, Anna, tanto per cambiare, dove sono fatte le patate. E niente, ci aggiorniamo più tardi. Mi devo prendere io le cose, aspetta. Ok. E con cellulino. No, apposta di non. Ho fatto il pane. No, l'aspetto è veramente straordinario. Ma voglio fare una prova. Croccante, croccante. Mo facciamo, lo proviamo a tagliare e vediamo all'interno com'è. Mentre tagliavo non mi ha registrato. Comunque, aspettate. Allora, l'ho messo nel sacchettino di carta. Allora, vi faccio vedere l'interno meglio. Ecco qua. Ne manca un pezzetto perché proprio la parte del culetto se l'è mangiata Chiara. Un pezzo ne ho sceso giù da mia mamma. Poi un pezzettino glielo devo tagliare pure a mia sorella. Comunque, morbido. Bello, bello, bello. Buongiorno, buon sabato. Il pane è andato a ruba. È piaciuto tantissimo, soprattutto a mio papà. È piaciuto a tutti, veramente. Niente, questa mattina è nuvoloso di nuovo. Vabbè, fa riflesso. E l'estate la vediamo lontana. In questi giorni proprio nella Siena ha fatto pure la neve. Cosa da pazzi. Vabbè. Niente, mi devo... Anna è andata a scuola. Devo sbrigare Samuele e poi partiamo con la routine. Comunque, fa un freddo per la miseria, mamma mia. Abbiamo fatto questo cambio d'armadio, ma dobbiamo rimettere le conti dei maglioni, però comunque, bella parte, va? Devi andare a scuola oggi. E niente, io la camera nostra me la sono già sistemata. E niente, poi dobbiamo farlo resettare tutto quanto. Ci aggiorniamo comunque più tardi.
tutto il lavello pulito, ordinato e profumato. E niente, adesso Chiara si sta mandando la briochina. Poi mi ero dimenticata pure di dirvi che la dottoressa, la pediatra, mi ha ordinato anche queste vitamine da dargli pro COVID plus per aiutarla un po' a risollevarsi. E niente, poi usciamo a prendere il pane. Insomma, ora ha chiesto anche del pollo oggi oltre alla pasta, quindi vediamo di prendere qualcosina fuori. E niente, concludo qua questo video. Vi mando un bacio, spero di avervi fatto compagnia, voi a me tantissima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, do il benvenuto ai nuovi arrivati. Vi mando un bacio e grazie a tutti per aver guardato questo video fino in fondo. E niente, ci aggiorniamo con un prossimo video. Ciao!